Amici di Wild Hunters, salute a tutti voi, benvenuti alla nuova puntata della mia rubrica One Man Band dedicata a John Pondoro Taylor, il Robin Hood d'Africa, uno degli uomini più interessanti e più controversi della cultura e della letteratura venatoria. Fu infatti un grandissimo cacciatore, ma soprattutto un grande scrittore di opere che ancora oggi costituiscono l'ossatura della caccia grossa a livello internazionale. Vi ho accennato che è stato un personaggio molto controverso e che vi farò conoscere e vi dirò il perché quest'uomo ha vissuto una vita sempre borderline, soprattutto per la sua tendenza alla disubbidienza di un sistema coloniale, quello inglese, che aveva soltanto pochi lati positivi, ma ne aveva tantissimi negativi, e lui questi lati negativi li aveva scoperti fin da bambino. Infatti, la storia di John Pondoro Taylor, innanzitutto Pondoro significa leone, infatti è stata scritta una biografia di John Pondoro Taylor da un famoso scrittore americano che l'ha intitolata L'uomo chiamato Leone. Questo libro lo potete trovare alla Safari Press di Capstick ed è un libro significativo, anche se avendolo letto 3 volte ho trovato delle parti che secondo me Capstick avrebbe fatto meglio a non scrivere, perché non c'è un reale riscontro su quello che ha detto. Sono ipotesi, ma lui le ha messe come se fossero delle certezze. Comunque, Pondoro significa leone nell'idioma Venda o Chinyungwe dell'Africa del Sud. John nasce il 6 gennaio del 1904 a Dublino, in Irlanda, terra di grandissimi cacciatori. Infatti potete notare che nella mia rubrica One Man Band molti cacciatori, i più famosi cacciatori della storia, nascono appunto fra fine 800 e primi decenni del 900, quasi tutti in Irlanda. Quindi l'Irlanda si fa terra di nascita dei più grandi cacciatori della storia. Il motivo è, secondo me, legato più che a un fatto, diciamo, di nascita, di luogo, è più da legarsi al fatto che l'Irlanda è sempre stato una terra ribelle al governo inglese, e lo ha dimostrato in tanti fatti. E quindi questa ribellione ha portato tanti irlandesi a doversi rifugiare, come successe a Pondoro Taylor, in terra d'Africa e quindi intraprendere delle carriere, soprattutto nella caccia professionistica. Questo credo che sia uno dei motivi più attendibili per spiegare questo fatto. Quindi nasce in Irlanda da una famiglia molto agiata. Infatti il suo papà, Sir William Taylor, è un noto chirurgo irlandese, e sua moglie era una facoltosa donna con una grande cultura, che era nata nella Louisiana, quindi in America. Sin da piccolo John si distinse per la sua vivacità e per la sua irrequietezza, tant'è che era un ragazzino che divorava libri di avventura e di caccia. E ben presto i genitori lo inviarono in Canada da un parente per cercare in qualche modo di sedare questa perenne ribellione che aveva accesa nel cuore e nella mente. Tuttavia, dopo poco tempo, le autorità canadesi lo espulsero dal paese per essere stato coinvolto in una faccenda di contrabbando. Quindi questo fu, diciamo, un lato un po' oscuro di John Pondoro Taylor. E al suo ritorno in Irlanda si mise in guai forse ancora più grandi, perché si schierò con il Sinn Féin. Sinn Féin era un movimento terribile indipendentista irlandese
indipendentista da chi? Dagli inglesi, ovviamente, e quindi gli inglesi cercarono di catturarlo. E, a quei tempi essere nel Sinn Féin significava beccarsi tanti anni di durissima galera, torture e a volte anche la morte, per cui i genitori, che erano facoltosi, lo mandarono, lo fecero fuggire in realtà a Città del Capo, dandogli 20 guinee d'oro, 20 sterline d'oro e un Harley Davidson, che lui rivendette poco dopo, perché cosa fece John Taylor? Lui scappò all'interno del paese, perché voleva andare fino a Bulawayo, e a Bulawayo che cosa fece? Vendette appunto l'Harley Davidson, che non gli serviva più e che aveva un valore immenso, e acquistò la sua prima carabina, una BSA, che era una sportivizzazione dell'Enfield, in calibro 303 britice, e cominciò la sua carriera di cacciatore, d'accordo? E questa carriera, diciamo, che lo portò anche all'acquisto subito di un calibro, un blocco cadente Henry Martini 577-450, perché la sua idea era diventare cacciatore d'avorio. Adesso vi voglio far vedere alcune rare foto di John Taylor. Perché rare? Perché purtroppo non ci sono tante foto disponibili. Lui non amava farsi tante foto, non amava tanto la pubblicità e dopo la notorietà più che la pubblicità, e quindi vi spiegherò tra poco il perché. Comunque andiamo a vedere quello che esiste di John Pondoro Taylor. Eccomi di nuovo a voi. Da Bulawayo si sposta per fare esperienza in Angola, in Congo belga, dove appunto cominciò la sua carriera di cacciatore, il più delle volte sul lato del bracconiere. Perché? Perché già a quei tempi i governi locali, francese e inglese soprattutto, un po' meno quello belga, avevano stabilito delle licenze a numero chiuso, quindi non era più possibile sparare all'infinito sugli elefanti portatori d'avorio. E alla fine esplorò l'alto corso del Nilo e poi si portò nel Nyasaland, nell'Africa orientale portoghese, l'attuale Mozambico, dove nel 1927 abbatté il suo primo elefante proprio con quel Martini Henry di cui vi dicevo poc'anzi. Da quel momento, per 30 anni, cioè fino al dicembre del 1957, John Pondoro Taylor abbatté oltre 1500 elefanti, entrando, diciamo, in una leggenda che appunto lo portò poi a guadagnarsi il soprannome di Pondoro. Quindi da pecora nera dell'Irlanda diventò un leone d'Africa. Quest'uomo in 23 anni di carriera visse nei luoghi più inaccessibili e remoti e pericolosi dell'Africa centrale e centro-meridionale, e figuratevi che lui apprese dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale da un pezzo di giornale che un suo attendente, con il quale aveva, il suo attendente aveva rinvoltato della verdura. Quindi figuratevi voi dove viveva quest'uomo e dove cacciava.
Data la sua natura di avido sperimentatore, John Pondoro Taylor investì enormi quantità di denaro in due direzioni. La prima era armi, munizioni, perché sperimentò tutto quello che c'era sul mercato, sugli elefanti, sui bufali, sui leoni, su tutti gli animali d'Africa. Fu proprio avido in questo, tant'è che siccome aveva una cultura immensa, aveva studiato e sapeva scrivere veramente bene, al ritorno poi dall'Inghilterra pubblicò, in Inghilterra pubblicò dei libri, tre in particolare, che passarono veramente alla storia della letteratura venatoria, legata soprattutto alle armi, ai calibri, con esperienze dirette sul campo. Vi voglio dire i titoli: sono Big Game and Big Game Rifles, African Rifles and Cartridge, e poi scrisse un libro famoso che è Pondoro, Last of the Ivory Hunter, cioè l'ultimo dei cacciatori d'avorio. Seguirono altri due libri, Man-Eaters and Marauders e Shadows of Shame. Uno di questi l'ho tradotto ed è questo, Mangiauomini e Razziatori. È un libro che lui ha scritto descrivendo le sue avventure quando decise di abbattere dei leoni e dei leopardi mangiatori di uomini e quando decise di fare culling a bufali e elefanti che distruggevano i raccolti degli indigeni, i cui poi proventi lui divise sempre con i locali. Infatti non fu un uomo avido di denaro, non cacciò mai per il denaro. Infatti, come vi dicevo, il denaro lo spese tutto per fare apprendimento, quindi comprare armi e munizioni per poter scrivere dei libri, ma soprattutto li investì nelle popolazioni locali, perché essendo un Robin Hood d'Africa, essendo stato sempre in contrasto con le leggi degli inglesi, naturalmente dette sempre enormi quantità di denaro ai locali, li aiutò nella malattia, nelle vicissitudini alimentari, investì tutti i soldi che aveva appunto nell'aiutare le popolazioni locali, sia appunto comprando medicinali, cibo, costruendo case, regalando dei negozi ai suoi uomini. Quindi non si arricchì certamente perché non voleva arricchirsi. Il suo stare in Africa non era legato all'arricchimento, e questo lo dimostrò praticamente. Ovviamente entrò, come vi ho detto, in contrasto con le autorità locali, soprattutto quelle inglesi, perché quelle spagnole, francesi e portoghesi e belghe lo videro come un amico. Infatti la polizia lo chiamava spesso a risolvere dei problemi che non voleva e non poteva risolvere, e gli regalarono qualche elefante da abbattere. Lo chiamavano quando c'erano elefanti e bufali da abbattere perché facevano danni alla locale agricoltura. A quei tempi non c'erano le ATC e le regioni che davano i soldi, nessuno pagava un campo di mais distrutto al povero negro che lo aveva e che ci sfamava la famiglia. Quindi questo se ne faceva carico lui, e non fu il solo in Africa a farsene carico, e rischiò tante volte la pelle per questo e per uccidere i leoni e i leopardi, mangiatori di uomini, per salvare quello che considerava il suo vero popolo e la sua vera terra. E combatté sempre questo politically correct, questa idiozia che già all'epoca il governo inglese e parzialmente anche quello francese avevano adottato nelle loro colonie, poi l'hanno adottato a casa loro, con i risultati che tutti abbiamo sotto gli occhi oggi. E questo suo schierarsi alla fine naturalmente gli fu fatale, perché nel dicembre del 1957 le autorità inglesi lo arrestarono, lo espulsero dall'Africa con un rimpatrio forzato a Londra, dove addirittura gli fu notificato il divieto assoluto di fare ritorno in alcun territorio dell'impero coloniale britannico.
E dato che anche l'Africa portoghese gli era preclusa in quanto ricercato per bracconaggio, Taylor tentò di organizzarsi per cacciare nell'Africa coloniale francese, ma purtroppo una serie di circostanze negative, soprattutto la mancanza di fondi, naturalmente per delle informazioni sbagliate, eccetera, non gli consentirono mai di portare a termine questo progetto. Naturalmente tutti i denari guadagnati, come vi avevo accennato prima, con la vendita di avori, opelli e quant'altro, gli furono sempre pagati 4-5 volte meno di quello che avevano sul mercato reale perché erano frutto di bracconaggio. Quindi non è che guadagnò cifre come Bell e come altri cacciatori, però naturalmente lui, come vi ho detto, investì in queste cose, nella sua cultura personale, cultura che poi è finita sui libri, che vi consiglio di andare a leggere perché sono libri incredibilmente belli. Io ne ho tradotto uno, ne sto traducendo altri due, quindi ve li renderò possibili a una cifra accettabile in italiano perché io li posseggo i libri originali in inglese, ma costano molti soldi purtroppo. E quindi Londra diventò poi alla fine la sua trappola mortale e fu costretto a vivere con la sorella e un'amica della sorella in grave dissesto finanziario fino alla sua morte, che avvenne qualche anno dopo, nel 67, a causa di un'infezione polmonare. Qui appunto vi devo dire una cosa importante. Lui fu il principale fautore della ricchezza di Holland & Holland di Rigby e di altre famose case inglesi come Westley Richards, perché gli fece vendere tonnellate di Express, di carabine, grazie ai suoi libri, naturalmente di grande successo. Quando tornò in Inghilterra, però, queste aziende gli chiusero la porta. No, avrebbero, secondo me, potuto sfruttare commercialmente la sua grande preparazione, la sua grande esperienza, ma si rifiutarono di aiutarlo in qualsiasi forma, nonostante, ripeto, le ingenti quantità di denaro che gli aveva fatto guadagnare in 30 anni, proprio perché la sua reputazione di bracconiere era più forte secondo loro, secondo l'ipocrisia tipicamente britannica della sua esperienza e di quello che avrebbe potuto fare per loro. Poi ci fu un altro fatto, c'era sospetto che fosse omosessuale. Su questo lui non ne ha mai fatto sincero out, come si dice oggi. E sinceramente dalle parole che lui usa per uno dei suoi amici più fedeli, sinceramente non ci ho mai visto questo sospetto, ma molti hanno visto questo sospetto e quindi il fatto di essere un bracconiere, il fatto di essere forse anche omosessuale, dette una mazzata finale, non tanto alla sua reputazione tra i cacciatori, perché i cacciatori non hanno mai visto in questi due fatti degli aspetti troppo negativi, ma hanno invece guardato sinceramente a quello che in realtà ha fatto per loro, a quello che ha scritto, alla sua esperienza. E quindi lo hanno mantenuto in vita continuando a comprare i suoi libri e le sue opere, quindi ha potuto comunque vivere una vita abbastanza decente, abbastanza decente. Certamente però non si sono comportati bene con lui tutti coloro che invece lui aveva arricchito e non poco. E questo purtroppo va detto, ed è un po' il destino di tutti quei cacciatori e di quegli scrittori nel contempo. Questa è una cosa che ha pesato molto anche su altri scrittori famosi. Sembra che quegli scrittori, quei cacciatori che diventano famosi sul campo, su quello che si fa per la gente sul campo, poi venga distrutto da sospetti,
e da cose che non hanno senso, perché poi quella faccenda del bracconaggio era una pura ipocrisia anche quella, perché le licenze erano comunque ampie. E poi Pondoro Taylor che cosa faceva? Si legge chiaramente nei libri. Sfruttava una licenza di tre elefanti qui, poi si spostava in un altro paese e sfruttava magari la licenza dei 3-5 capi, poi si spostava in un altro paese limitrofo e spostava di 5 capi. Quindi faceva numero e poi barattava con le autorità locali, che erano la polizia e i ranger, qualche capo se mettendosi a disposizione per fare alcuni lavori che loro non volevano fare. Quindi poi alla fine tutto questo bracconaggio non era poi così vero. È che le autorità britanniche volevano in realtà in quegli anni, negli anni 57, in anni in cui l'indipendentismo irlandese metteva le bombe, eccetera, voleva dare un taglio netto perseguendo tutti quelli che in qualche modo avevano cercato di contrastare ormai il leone inglese che si dibatteva perché le colonie gli stavano sfuggendo di mano per i movimenti indipendentisti e per le guerre anticoloniali che cominciavano a subire anno dopo anno in tutti gli stati appunto delle colonie britanniche. Era questo il vero motivo e quindi si faceva presto a dare colpe e a insinuare cose sui nemici politici più che di caccia. E con questo vi lascio, un grande uomo, John Pondoro Taylor, e vi consiglio di leggere i suoi libri perché sono veramente illuminanti per la sua pratica sul campo e per le nozioni che potete apprendere da questo leone d'Africa. Bene, signori, ci vediamo presto per un nuovo appuntamento su One Man Band, ovviamente su Wild Animals.